Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un attimo seduti. Santa Maria delle Grazie, che da secoli accompagna i popoli del Sannio e questa città di Benevento, posta sotto la sua particolare protezione, ti preghiamo, volgi il tuo sguardo di misericordia a questo santo popolo di Dio, che ti riconosce come un segno particolare della misericordia provvidente del Padre. E questa è la preghiera che il ministro generale del nostro ordine dei frati minori, Fra Massimo Fusarelli, ha rivolto alla nostra Madre delle Grazie, qui in questa basilica il 2 aprile scorso, iniziando l'anno di preparazione al terzo centenario dell'incoronazione della nostra Madonna, che celebreremo l'anno prossimo, il 2023. 1723-2023, terzo centenario dell'incoronazione della Madonna. Vogliamo prepararci a vivere questo centenario come un'occasione per rinnovare la nostra vita di fede guardando a Maria. E un primo segno di questo terzo centenario lo vediamo già oggi con la liturgia eucaristica animata proprio dai frati della provincia, che ringrazio per l'impegno e la passione in questo servizio. Ringrazio poi tutti voi, fratelli e sorelle, per la vostra presenza che testimonia il legame profondo e sincero con la nostra Madonna. Saluto il nostro arcivescovo, Monsignor Felice Acrocca, esprimendogli la gratitudine per la vicinanza alla nostra famiglia francescana e a questo santuario. Saluto e ringrazio il Vicario Generale, Monsignor Franco Iampietro, i sacerdoti, i religiosi e le religiose presenti, così come le associazioni e i vari ordini. Un cordiale saluto a tutte le autorità presenti, civili e militari. Grazie a tutte le forze dell'ordine, a tutte le associazioni e i volontari che ci permettono di vivere in sicurezza questa nostra festa, ritornata quest'anno ad una certa normalità. Un saluto particolare al sindaco della città di Benevento che durante la Santa Messa compirà a nome di tutti i cittadini di Benevento il rito dell'offerta del cero che arderà ai piedi della Madonna. Un rito che si rinnova ogni anno e che esprime l'affidamento di una città alla sua protettrice. Grazie infine a TSTV che trasmette in diretta questa Santa Messa. In questi tempi difficili, caratterizzati da diverse tensioni internazionali, e mentre la Chiesa vive il suo cammino sinodale, chiediamo a Maria che ci aiuti a camminare insieme, a camminare in comunione, in unità e nella pace. Buona celebrazione a tutti. Ci disponiamo ora a celebrare l'Eucarestia, aprendo a Gesù che è misericordia il nostro cuore. E in tutta umiltà, in tutta onestà, gli chiediamo perdono del nostro peccato. Confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che hai donato ai tuoi fedeli come patrona e regina la Beata Vergine Maria, dispensatrice delle tue grazie,
concedi a noi per sua intercessione che liberi da ogni male possiamo godere la gioia del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo al re, si gettò ai suoi piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman, la Gagita, e delle trame da lui ordite contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester, ed Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia agli occhi suoi, se la cosa gli pare giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare le lettere scritte da Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, con il perfido proposito di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io reggere nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? Come potrei reggere nel vedere la distruzione della mia stirpe?» Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, io ho dato a Ester la casa di Aman, e questi è stato appeso alla forca, perché aveva voluto mettere la mano addosso ai giudei. Scrivete dunque in favore dei giudei, come vi parrà meglio, nel nome del re, e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re e sigillato con l'anello reale è irrevocabile». I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Parola di Dio. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque,
come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Felice, o Santa Vergine Maria, Madre di grazia e Regina di misericordia, da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le risposse: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse:
Tutti mettono a tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. La festa nuziale a Cana di Galilea rischia di saltare, di guastarsi irrimediabilmente per un errore forse di calcolo, per inadempienza o disattenzione forse di qualcuno, non sappiamo. A un certo punto la constatazione amara: non hanno più vino. Che in una festa è elemento non di contorno, ma sostanziale. È preludio alla gioia e tutto rischia di trasformarsi in un clima serioso e silenzioso dove nessuno più sorride. E che festa è se nessuno più sorride, se tutti hanno i musi lunghi, se le parole sono misurate? Non è più festa. L'immagine di quel giorno in quel piccolo villaggio è come un piccolo frammento nel quale si rispecchia, può rispecchiarsi il macrocosmo odierno, cioè quel piccolo microcosmo, quel villaggio, quel giorno diventa quasi specchio della nostra società, dove tutto sembra essere regolato e controllato. Dove il sorriso va progressivamente spegnendosi, dove cresce l'angoscia e il timore, dove l'incomunicabilità progredisce a ritmo elevato. È una società, la nostra, di persone perpetuamente connesse e stabilmente sconnesse. Una società dove in tempo reale si viene a sapere quel che accade all'altro capo del mondo e dove al contempo, nello stesso pianerottolo di casa,
una persona può morire senza che nessuno si preoccupi e senza che nessuno se ne accorga. Una società dove ognuno progressivamente vive sempre più per conto suo e per conto proprio, dove i contatti vanno progressivamente riducendosi, perché tutto arriva in casa. Anche le funzioni sacre ormai, la televisione tutte le ore le porta in casa perché muoversi. E questo sistema rischia di chiuderci sempre più progressivamente in noi stessi. Ci spinge a sentire l'altro come un potenziale avversario, nemico. Il virus ha aumentato le distanze, anzi ci ha inculcato che nella distanza è la salvezza. Bisogna mantenere la distanza. Ma questo è estremamente pericoloso e dannoso dal punto di vista relazionale. Ecco, la nostra società rischia di essere come quel villaggio in festa che a un certo momento, per la mancanza del vino, rischia di vedere la festa perdersi irrimediabilmente. È una società, la nostra, dove la gioia è diventata merce sempre più rara. Dove il sorriso aperto, semplice, spontaneo, va rarefacendosi. Una società che, perché è stata abituata negli ultimi decenni in fondo ad aver tutto quasi, adesso sente tremare la terra sotto i piedi e vede nemici dappertutto. Cosa bisogna fare per riportare la festa in questo villaggio globale? Non c'è il Signore così immediatamente presente come a Cana. Non c'è fisicamente vicino a noi la Vergine che intercede per noi. Non ci sono loro fisicamente presenti, ma c'è la sua parola che ci illumina. È un segno che sento in qualche modo provvidenziale, che abbiamo visto stamani nella Basilica, i frati che facevano coro, che fanno coro. Ecco, torna a mente a me una espressione di Sant'Ignazio di Antiochia, nella lettera ai Romani, mi pare, ma non ci giurerei, se proprio tra le sette lettere di Sant'Ignazio di Antiochia questa espressione sia ai Romani. Come che sia, sicuramente è di lui quanto chiede a tutta la Chiesa: studiatevi di fare coro. Studiatevi di fare coro. Lui vede proprio simbolizzata la comunità cristiana nell'immagine del coro. Un coro non può cantare ciascuno per conto proprio, non può essere chiuso ognuno alle voci dell'altro, ma ognuno deve stare con l'orecchio attento, perché deve attaccare al momento giusto. E per attaccare al momento giusto deve anche sentire quando sta finendo quell'altro. Nel coro non si può essere dissonanti, ma non tutti cantano sempre la stessa nota. Eppure le voci si armonizzano, non stridono, non si oppongono, ma si uniscono in una sinfonia, cioè un mettere insieme suoni diversi che danno un'armonia straordinaria.
Credo che l'invito di Sant'Ignazio sia provvidenziale per questa società, non solo beneventana, non solo italiana, ma perlomeno occidentale. Perché di fronte all'individualismo crescente, al chiudersi ognuno in se stessi, si reagisca cercando di fare coro, di far coro, di riannodare i legami. Ho utilizzato, non direi un'immagine, ma è una scena divina reale, l'ho richiamata altre volte. Ricordate quando eravamo tutti più poveri e si cucinava con le bombole di gas? C'era sempre il rischio, quando la bombola stava per finire, di non calcolare bene il momento. Allora cosa si faceva? Si prendeva la bombola in mano, la si alzava per sentire il peso, dice sì, forse basta per far cuocere la pasta. E poi, quando la pasta era già buttata, la bombola finiva. Cosa si faceva? Io l'ho visto tante volte questa scena. Si andava dal vicino e si chiedeva per favore. La pentola finiva di bollire nella casa del vicino. Chi farebbe più una cosa del genere oggi? Chi avrebbe più questo coraggio? Abbiamo tanto che non avevamo, ma ci siamo persi qualcosa che è essenziale. Stiamo perdendo le relazioni, i legami. Siamo più soli e per questo siamo più tristi. Stufi di tutto tante volte, come quei bambini che hanno tanti giocattoli, al nuovo giocattolo dopo un giorno si sono già stufati e non ci giocano più. Oggi non abbiamo nemmeno più questo, perché siamo in un momento di vera crisi e paradossalmente questo momento difficile arriva quando noi siamo più deboli per affrontarlo, perché più deboli umanamente, perché meno provvisti di relazioni e di legami e più soli di fronte alla tempesta. Studiatevi, dice Ignazio, di fare coro, di riannodare questi legami, di rispettare i ruoli, perché nel coro bisogna rispettare i ruoli. Ma anche il solista da solo non basta nel coro, ha bisogno degli altri, ognuno ha bisogno degli altri. Questa immagine è valida per la Chiesa e per la società nel suo complesso. Solo se torniamo a fare coro potremmo ritrovare la gioia della festa. Ecco la Madre di Dio, la nostra patrona. Vedete, mostra il seno, dà il nutrimento di vita, ci aiuti a ritrovare questo nutrimento essenziale per noi, ci aiuti a uscire dalla solitudine e a fare della nostra vita qualcosa di bello, qualcosa di grande. E non si fa qualcosa di grande quanto si fanno opere magnificenti o quanto qualcuno ha scritto 500.000 volte mi piace. Queste cose che diciamo piacciono tanto ai ragazzi e invece, ahimè, piacciono tanto agli adulti, non ai ragazzi, ai ragazzi anche, ma gli adulti più dei ragazzi, che siamo diventati peggio di loro.
Loro risentono la crisi nostra, la crisi non è loro, è nostra, e non hanno modelli credibili. Fare qualcosa di grande significa fare della nostra vita un dono per gli altri. Ci sono persone che nessuno lo sa e assistono dei poveri, assistono dei vicini di casa, se ne prendono cura magari. Quelli sono i grandi, quelli lì. E più lo fanno in maniera nascosta, più sono grandi, perché non lo fanno per cercare il plauso, ma per il Dio che riconoscono nei poveri e nei deboli. Ecco, il Signore ci aiuti a fare della nostra vita qualcosa di grande, qualcosa di bello. La Madre di Dio, la Madre di Grazia, interceda per noi. Signore Gesù, luce del mondo, da te nel giorno del nostro battesimo abbiamo ricevuto il dono della fede perché con perseveranza vivessimo da veri figli della luce. Oggi, celebrando la solennità di Maria Santissima delle Grazie, patrona del Sannio e protettrice di Benevento, come sindaco della città presente offro questo cielo, simbolo della fede del popolo beneventano, affinché sotto la sua guida materna impariamo ad ascoltare e a vivere in pienezza la tua parola per dare testimonianza di amore e solidarietà. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Stendi la tua mano su di noi e su questo cero che il popolo beneventano presenta oggi alla nostra patrona. Ravviva nei nostri cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
questo atto di devozione attraverso la deposizione del cero che a nome della comunità della città di Benevento io ho fatto, esprime eccellenza la comunità di frati minori, clero tutto, esprime la partecipazione filiale della comunità di Benevento rispetto alla propria patrona. Ed è tutto sommato questo che appare un gesto semplice, e lo è, il modo con il quale il sindaco è in stretta correlazione alla sua comunità, che esprime attraverso la semplicità di una forma di religiosità che continua nel corso del tempo in realtà, nonostante pause, indugi, difficoltà, a manifestare questa propensione e devozione rispetto alla Madonna, alla sua Madonna, la Madonna delle Grazie. È in fondo quasi un riconoscimento a quello che, esplorando teologicamente la teologia mariana, l'accettazione di un'idea di Maria come corredentrice e soprattutto come mediatrice. Il racconto che abbiamo ascoltato delle nozze di Cana, non ci fosse stata la mediazione della Madonna, non ci sarebbe stato forse il miracolo di Cana. E Maria è il protagonista della storia della salvezza degli uomini, anticipa e storicamente nasce e si produce e si cesera una nuova storia, la storia del mondo, con questa presenza di mistero di una Maria Vergine Madre che determina un'evoluzione che ci riguarda più direttamente. In fondo Maria, diremmo oggi con linguaggio eccellenza, mutuato dai nostri giovani, che è una influencer straordinaria, nel senso che promuove questa suggestione, questo elemento, ed esprime la sua dolcezza, questa sua mitezza incredibile, che in fondo è la mitezza delle nostre mamme. Perché? Perché magari la gente, il popolo affezionato alla Madonna, la chiama Madre delle Grazie, per la semplice ragione che con affetto filiale, come i bambini si rifugiano rispetto al grembo della mamma o guardano la mamma con sincerità, con affetto e con sicurezza, la stessa cosa vale per tanti di noi, per la nostra comunità e non soltanto per la nostra comunità. Quindi Maria è una straordinaria influencer anche i giorni nostri. Noi nostri che viviamo con incertezza, l'eccellenza l'ha ricordato, siamo messi tra scille e cariddi e duelliamo anche la nostra coscienza, mettiamo in discussione la nostra fede. È bastato un piccolo germe che ha devastato l'umanità con il Covid e poi il naufragio della ragione con le vicende belliche che continuano rispetto a noi. Però noi in questi momenti, diciamo, dove abbiamo incredibili difficoltà, c'è uno spaesamento generale, c'è un'afflizione, una contrizione, un rifugiarsi in noi stessi, perdiamo il senso e l'ancoraggio agli altri, le possibilità delle interrelazioni con gli altri, ritorniamo nella solitudine, stanca la nostra solitudine, non incoraggiamo i rapporti con gli altri. Bisogna che in questo momento recuperiamo l'etica della delicatezza. Delicatezza non è un gergo, non è un modo di essere, non è un ricordo di uno che è stato anche protagonista della storia di Benevento, della storia ecclesiastica, il Signore della Casa. Non è il galateo, è un modo di vita, di piegarsi agli altri. L'etica della delicatezza, quella a cui fa riferimento l'etica della gentilezza, Papa Francesco, i fratelli tutti, piegarsi all'altro, esprime pure l'urgenza del proprio bisogno, riconoscere il bisogno più marcato dell'altro con un sorriso, con un piegare il ginocchio rispetto alle difficoltà, alle diseguaglianze, a quello che c'è, e applicarsi all'arte del buon vicinato, che è quello tra le istituzioni e le istituzioni rispetto al popolo come tale, in un momento in cui non fa franchigia alla scelta di una speranza che vediamo molto lontana. E dobbiamo essere anche educatori, educatori rispetto ai giovani, per incoraggiarli a capire che l'essere adulti è una vita a essere vissuta in maniera seria e non invece come preoccupazioni. A volte lo vediamo a vedere che questo è preoccupante per quelli che sono le nuove generazioni. E noi dobbiamo essere in questo momento, che certamente è complicato, dobbiamo essere come Geremia, quando ci fu da parte di Geremia, come racconta la Bibbia, l'annuncio e la devastazione di Israele, Geremia comprò un campo, investì in speranza. Era difficile investire in speranza, ma tutto attorno a se stesso era una sorta di terremoto, di apocalisse generalizzata. Eppure Geremia investì, doveva investire in speranza per quanto ci riguarda, tutti quanti noi, a moltiplicare gli sforzi per quanto ci tocca direttamente, ad essere più forti con noi stessi e vivere con maggiore solidarietà rispetto agli altri. Questa società fatica, fa fatica ad andare avanti. Sono cresciute le diseguaglianze. Allora, se c'è qualcuno che esprime un sorriso rispetto al bisogno,
se si piega in maniera francescana rispetto agli altri, ecco, allora sì, ha senso anche questa giornata, altrimenti diventa una forma ciclica, ripetitiva, senza un incoraggiamento a vivere la fede in maniera più diretta, più immediata. Soprattutto dobbiamo farlo rispetto a quelli che non conosciamo. C'è una bella espressione di Gesù recuperata da Matteo: che senso ha soltanto se voi fate un sorriso o magari trattate bene i vostri fratelli? Dovete farlo rispetto agli altri. Noi dobbiamo accomunarci in questa forma di fratellanza universale, della Chiesa universale, anche qua conveniamo. Abbiamo stili diversi, modalità diverse, con volti diversi, con generalità diverse, tanto mondo rappresentato anche qua, in questa nostra comunità. Vivere con intensità, questo è quello che si chiede al popolo beneventano, vivere tra di noi in solidarietà, recuperando questa scelta per la quale credo abbiamo l'incoraggiamento da parte della stessa Madonna delle Grazie. Buon tempo da vivere a tutti quanti voi con gioia. Professiamo ora la nostra fede. Credo in un solo Dio. Preghiamo il Signore perché ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione. Preghiamo dicendo: Vergine Santa, intercedi per noi. Perché la Chiesa abbia piena fiducia nel suo Signore, il quale opera sempre in maniera silenziosa per preparare gli eventi decisivi della nostra salvezza. Preghiamo. Perché ogni nostra famiglia abbia la protezione della Vergine Maria e possa sperimentare la gioia di incontrare la salvezza portata da Cristo, preghiamo. Perché non ci scoraggiamo né ci vergogniamo dei nostri limiti e della nostra povertà, sicuri che Dio si serve delle cose umili per realizzare i suoi disegni di amore, preghiamo. Perché ogni madre sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il desiderio con cui Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo, preghiamo. Perché le giovani generazioni sappiano imitare la sollecita prontezza di Maria nell'assistere e valorizzare le persone più anziane e indifese, preghiamo.
preghiamo in modo particolare per coloro che hanno in mano le sorti dei popoli, perché sappiano resistere alle pressioni dell'alta finanza, perché non cedano alla strategia del terrore che porterà a spendere sempre più in armamenti e a togliere risorse all'istruzione, alla sanità, ai bisogni di tutti, perché ci sia veramente una politica del bene comune che solo può garantire una pace stabile e duratura. Per questo preghiamo. O Dio di amore, che hai costituito Maria, madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi, che la invochiamo con fiducia, di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità, per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre, e con la forza operante del tuo Spirito trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte perenne di ogni grazia e benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dio, vero Dio e vero uomo, egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, Madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace
ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome di Cristo scambiatevi il dono della pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere l'Eucaristia ci disporremo in questo modo: quattro file davanti al presbiterio, due al centro, una al lato organo, una al lato ambone. Poi ci saranno due ministri in fondo alla navata centrale. Senza affollarsi, la comunione si riceve sulla mano e si consuma davanti al ministro.
preghia. O Padre, che ci hai ristorati alla sorgente della vita, concedi a noi, per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Terminiamo con la benedizione solenne che chiediamo a Dio per l'intercessione, attraverso l'intercessione della nostra madre e patrona e regina. Il mio saluto va anche e la mia benedizione a tutti coloro che attraverso il mezzo televisivo sono uniti a noi, in modo particolare a quanti ci seguono dagli ospedali, dalle case di cura. Non dobbiamo mai dimenticare che ospedali e carcere sono dei tabernacoli nei quali è presente il Signore. Non lo dico io questo, l'ha detto Lui. Ha detto: ero malato, siete venuti a trovarmi, ero in carcere e siete venuti a trovarlo. Non dimentichiamo mai questa parola del Signore. E ricordiamoci la comunione di preghiera anzitutto e di solidarietà con ammalati e con chi è nel carcere. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per ricevere la benedizione.
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna delle Grazie, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. E buona festa a voi tutti, auguri di vero cuore.